Forza, di qua. Oh, che freddo. Perché non aspettiamo che faccia giorno? E più caldo. Rieccoci. No, no, non col secondo episodio di questo non grande gioco. Buona visione. Devi vederla. Perché vieni qui da solo in mezzo al mondo? Sono inquieto. Anche tu? Più ci spingiamo a sud, migliore. Puoi proseguire? Pensi di scendere fino in Messico? Ci ho pensato. C'è anche la città di Melo. Sì, dubito possa reggere le sue storie. Sì, no, forse no. Hai fatto tutto al buio. Sì? Forza. Se continuiamo così, oggi sarà duro affrontare il viaggio. Non è lontano. Ehi, Mel sta bene. Sembra fuori di sé da qualche giorno. Se la caverà. Smettila di fare lo strano, non mi piace. Non sono. Stai lasciando con me. Cosa? No. Ti piacerebbe? Avrei già dato, grazie. Dai. Non siamo tutti aggraziati come te. Chiaro. Ma cosa... E la caverai. È troppo alto. Andiamo. Ehi, guarda me. Abby. No, non guardare giù. Ah, Abby si chiama allora. Owen, dobbiamo Abby anche tornare Owen. Indietro. È un modo per esorcizzare le paure. E se ti esorcizzo i denti dalla bocca? Abby, l'adulatrice. No, non mi sono chiuso, non gridare! Non gridare che sto registrando, non gridare che sto registrando. Ci siamo. Dimmi. Sì, è qui. Detto a qualcuno. Volevo fossi la prima. Uomini armati sono andati a un avamposto laggiù. Ci sono altre postazioni nel mezzo. Hanno elettricità, armi. Sono davvero in tanti. Troveremo un modo. Ammesso sia qui, come lo troviamo? Possiamo catturare una pattuglia, farla parlare, poi, non lo so, gli tendiamo una trappola. Già, ok. Sono certo che vuoteranno subito il sacco, sì. Li convinceremo. Ma ti ascolti. Ok, il tuo piano?
Che cosa ti succede? Me l'hai incinta. Ah. Ok. Ma non è solo questo. Dovrei congratularmi. Quando vedranno la città, si tireranno indietro. Li convinceremo, giusto? Cazzo, sapevo di non potermi fidare. Abby, voglio quello che vuoi tu. Ma non ad ogni costo. E... fermo. Ti aspetto alla baita. Prego un cazzo. Io non ho bisogno di nessuno. Sono incinta me. Lo so, le corna fanno male. Mia cara, fanno male le corna. Yeah.
Ok. Non è che siano finiti. Il tempo peggiora. Dov'è la strada? Huh?
Dov'è la pattuglia? Mastelli. È la sua amata. Infatti. Andiamo? Di qua. Ti sto dietro. Ti manca stare con lui? Con Jesse? No! Dopo tutti quegli anni. Jesse è un grande e adoro i suoi. Per me sono una famiglia, ma tra noi non c'era niente. Ehi, com'è che non ne abbiamo mai parlato? Non lo so, forse mi sentivo... Anche Kent sembra un argomento tabù. Sì, perché in realtà non c'è molto da dire. Certo. Io ho sempre avuto l'impressione che non ti piacesse. A dire il vero non mi importa di lei. Ok. Ha talento come artista, eh? Comincia a piacermi persino il tatuaggio. Oh, troppo gentile. Ma non era la persona giusta per te. Interessante. Smettila. Ok. Puoi legare qui Shin. Vedere una cosa spettacolare? Stai per indicarti la faccia? No, non così tanto spettacolare. Ah, cavolo. Andiamo, Shin. Panorama niente male. Sì, mi piace. Questa zona ha i suoi vantaggi. Dove firmiamo? Dai, vieni. Cazzo. Con chi facevi questa strada? Jesse. Eugene. Giusto. Ah, Eugene. Faceva troppo ridere. Eh già. Mi ha anche insegnato a smanettare con la roba in mezzo. Vorrei arrivare a 73 anni così. Io vorrei arrivarci e basta. Di qui. Firmiamo. Cos'era questo posto? Era una torre radio.
scommetto che questo bong era di Eugene. Ah, ora è mio. Me l'ha regalato. Hai portato anche l'erba, per caso? Ah, magari. Eugene non usciva mai, certo. Allora, 8 dicembre, Dina e Eugene, tutto ok. 27 dicembre, Dina e Eugene, trovato un cavallo intrappolato nel ghiaccio, l'abbiamo liberato, lo riportiamo all'accampamento, saltiamo il prossimo avamposto. 24 gennaio, Dina e Eugene, tutto ok. 8 febbraio, Jess, Astrid, un click nel seminterrato al 2358 di Mounty Mountain VM, eliminato. Ah. 29 febbraio, Greg Boni, cadavere di una capra alla casa di Dipuso Sandese. Dentro c'erano 3 run e meno di B. Ci sei 3 di c'era un run e lungo la strada principale. 33, vabbè. Bla 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 bla. Vabbè. Vabbè, vabbè. Bla 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 bla. Vabbè. Vabbè. Ok. Vieni. Quel paese è l'ultima tappa. Guarda. È quel paese. Quello con la grossa torre? Sì, quello del prossimo avamposto. Torniamo ai cavalli. Ok. Senti, ma sono gli stessi vestiti di ieri. Sono puliti. Non ti giudico. Beh, siamo di pattuglia. Siamo qui per gli infetti, non è una sfilata. Ti ringrazio. Ok, e con questo ci salutiamo. Ciao a tutti, al prossimo episodio. Ciao ciao.